E quindi questa qui è quella storica e lì c'è quella nuova. Allora, qua all'Aquila ha aperto una libreria, qua all'Aquila ha aperto una Giunti al Punto, una nuova libreria, ma ha aperto a 20 metri da una libreria storica dell'Aquila che ha resistito al terremoto, che si è delocalizzata, ha ritrovato una nuova collocazione. È la libreria dove quasi tutti prendono i libri scolastici, cioè la libreria storica, che sta qui dal, mi pare, 1927. Proprio stanno a 20 metri, ha aperto l'altro ieri. Adesso li andiamo a vedere tutte e due, sperando che ci fanno entrare e fare qualche ripresa, perché è una situazione stranissima. Oltretutto sono gigantesche entrambe, quindi boh, c'era questa esigenza. Per fortuna sì, però in città non si fa altro che parlare di queste due librerie appiccicate, perché una appunto è quella cittadina storica, un'altra invece è lo straniero che viene a conquistare le letture cittadine. Ma guardate che belli i portici dell'Aquila. Sì, qui siamo ai portici dell'Aquila, quelli del ventennio. L'Aquila è una città che ha avuto un grosso sviluppo in epoca fascista, ma questo è inutile dirlo, tanto ci stanno Wikipedia e ChatGPT che ci aiutano. Andiamo a vedere, Va? va. Allora, questo è il corso cittadino. Buongiorno. 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 Si trova proprio la parte manga, in cui ci sono. Prima non c'era questa, l'hanno messa appunto adesso perché c'è grande richiesta di manga, tutta quanta una parte di novità, ma anche vecchi numeri. Oh, questo per esempio mi serviva. Ah, questo lo devo prendere. Oddio, ci fosse non in edizione cartonata sarebbe meglio. Vediamo. E però, essendo un posto storico, ci si può addentrare e è bello perché è molto ampio. Vediamo un po'. Un attimo. E qui c'è un'altra parte dove ci sono i fumetti, invece quelli, diciamo, i comics e quelli italiani. Chiudete l'internet, l'ho trovato. Il nome della rosa di Manara, volume 1. Grazie. Buongiorno. Qui invece mi sono vergognato di parlare mentre giravo per il negozio perché non li conoscevo affatto. E quindi niente, ho girato un po'. Ho visto un po' di scaffali, ovviamente tutto quanto brandizzato e tutto quanto perfetto per quello che è un po' il locale. La parte manga arriva fra un po', adesso ve la faccio vedere, però è ancora un tantinello confusa, è molto molto piccola la parte manga e fumetto occidentale. Tra italiano, franco-belga e comics. Diciamo che questi quasi non ci sono, è quasi tutto quanto manga, prodotti comunque di una tipologia standard, nel senso quello che sta uscendo, guardate, tanto Zero Calcare, moltissima offerta di Star Comics, ovviamente, e di Planet Manga e J-Pop, e non riuscivo a trovare i due volumi che poi vedete. Qua ho ritrovato anche Goodbye Eri in versione tankobon. Avevo chiesto anche lì a Colacchi, non ce l'avevano, l'avevano finita. Va bene così, poi vi faccio vedere per quale motivo. E poi c'è tutta quanta una parte di sopra, interessante perché c'è tutta quanta il fantasy e il food e il lifestyle, eccetera, eccetera. Ma la cosa più bella, diciamo, cioè l'affaccio alla piazza principale, completamente in rifacimento. Se passo te li pago. Peccato. Lunga chiacchierata con il libraio, che
che è il figlio dello storico Colacchi, meno chiacchierato ovviamente con chi gestisce la libreria Giunti Appunto. Abbiamo preso qualcosina e niente, abbiamo parlato un po' con loro anche del reparto manga. E il libraio ci ha detto che crede molto anche in quel tipo di lettura, a differenza del Presidente del Senato, perché dice che avvicina i ragazzi, le giovani generazioni, anche alla lettura di altro, non di cose migliori o peggiori, di altro semplicemente, magari letture che possono approfondire altro, appunto. Abituare alla lettura. Abituare a ogni tipo di lettura, che è la cosa migliore da fare. Per esempio c'è Anna, che ha in questo momento un po' il blocco del lettore, ma anche perché ha un sacco di compiti, gli esami, eccetera, a che io ho detto, ma fa così, leggi un fumetto, anche per alleggerire un po', cioè l'immagine può alleggerire, e sta riprendendo. Quindi, detto questo, che mi sono riportato a casa? Perché qualcosa mi sono riportato a casa, ovviamente. Allora, ho fatto due scelte molto diverse, nei due luoghi molto diversi, anche perché l'offerta, anche se similare, è presentata in modo molto molto diverso e ti stimola appunto ad avere un approccio differente. Da un lato la libreria, diciamo quella storia, quella di famiglia, ti offre una scelta forse che all'interno di libri, di altre cose, ti sembra più di nicchia, più d'essè, più di un certo tipo. L'altra invece, all'interno di un ambiente molto più standardizzato, molto più diciamo commerciale, mi ha stimolato a prendere due volumi, soltanto due volumi, perché effettivamente diciamo chi in quel momento stava gestendo il punto vendita li stava mettendo e non mi ha saputo dire se ne aveva altri, eccetera eccetera, ne ho presi due, ve li faccio vedere. Partiamo prima da Giunti al Punto, eccolo qua, dove ho recuperato, beh, i manga che sono sulla bocca di tutti, la casa editrice con cui tutti vorrebbero collaborare, la casa editrice che la casa editrice che è uscita da poco. Ragazzi, ho recuperato due dei tre che in realtà mi interessava recuperare di questa casa editrice, ma ripeto, la persona che stava a gestire il punto vendita li stava mettendo in quel momento e non mi ha saputo dire se ce n'erano altri, se non ce n'erano altri. A me da aspettare che aprisse tutti quanti i pacchi e vederli, non mi interessava. Non c'era il loro espositore della Toshokan, quindi ho visto questi due, l'ho presi al volo e amen, mi andava di vederli. Allora, il primo è questo, Great Trailers in un mondo post-disastro, che è praticamente un racconto, una distopia. Sono passati 9 anni da un disastro naturale di dimensioni mondiali. Sullo sfondo di scontri tra forze impegnate a contendersi la supremazia, Naoki, un giovane fisico geneticamente modificato, incontra una ragazza a cavallo di una creatura meccanica chiamata Kamui. Si tratta di Inako, da molti ritenuta la salvatrice del mondo. Naoki e i suoi amici si impegnano a proteggerla dagli spietati attacchi di enormi vermi e di corvi meccanici marziani. Sembra metà tra Dune, Kenshiro, però poi andiamo a vederlo. Questo è il volume. Il volume io l'ho visto in svariati video e devo dire che mi sembrava molto interessante. All'interno di questi volumi c'è un vero e proprio poster, la sovracoperta diventa un vero e proprio poster e questo è molto molto carino, molto carino. È del tutto inutile se ne vogliamo parlare, perché non appenderò mai la sovracoperta di un volume per poi mettermi questa cosa qui come costina. Però è apprezzabile, è bello, potevano lasciarla bianca, hanno deciso di fare questa cosa qui, quindi è apprezzabile. Alla fine del volume c'è come leggerlo, quindi anche qui apprezzabile questo diciamo tocco, un po' di esperienza come fanno i grandi editori del fumetto. Qui c'è proprio una storia, la presentazione dei personaggi.
E poi andiamo a vedere qualche... Ah, addirittura un'introduzione. Eh beh, questa è tanta roba, l'introduzione. Molto molto contento. Oh, che bei disegni. Mi è piaciuto soprattutto per quello. Sembrano molto... In alcuni tratti Daniel Waller Johnson, in alcuni tratti sembrano molto Max Dall'Oglio. Spero di non far torto a nessuno dicendo questa cosa, nessuno dei tre artisti, perché Akira Miyagawa mi ha convinto soprattutto per quello, un po' per la trama, la distopia, ma un po' anche per questo saper disegnare, sono proprio belli. Poi guardate qui che tocco, onomatopee in giapponese e sotto la traduzione. Chi ha fatto questi volumi sapeva il fatto suo. Chi li ha fatti questi volumi? Vediamo di chi è. Toshokan è un marchio IF Edizioni, iscritto a Rock al marzo, fine marzo, 23 marzo 2023. Il Rock è il registro degli operatori della comunicazione, tutti quelli che fanno questo tipo di cose devono esserci iscritti. Sede legale a Bologna, no, Firenze, sede operativa a Milano. Ah, curatore Davide Castellazzi, traduzione Roberto Pesci, impaginazione e lettering Marco Guerra, cover design Uchikawa Design Inc. Bello, bello. Anche la carta scelta è leggermente ambrata, è la carta che io preferisco, è bella spessa per cui non si vede dietro, e questo è anche interessante, e diciamo il volume reagisce bene anche alla piegatura. Molto molto contento. Questo dovrebbe essere un numero unico. Miyagawa è considerato un discepolo di Katsushiro Otomo Akira. Ah, ecco, appunto. Dai, ci sta un po' dentro. E poi ho preso Yan di Klang Sheng, che però questo qua mi pare che non sia un volume giapponese. 30 anni fa Yan Shenhua, giovane interprete dell'opera di Pechino, venne ingiustamente condannata per l'omicidio della sua stessa famiglia e rinchiusa in prigione. 20 anni dopo morì mentre si trovava ancora in carcere. Eppure oggi è misteriosamente tornata come un adolescente superpotente, indossando un costume dell'opera di Pechino, è determinata a vendicare il massacro della famiglia. Ah, quindi questa qui invece è ambientata in Cina. Ah, c'è sempre l'introduzione. L'introduzione è tanta roba. Sono contento di questa cosa. Anche qui mi hanno molto convinto di primo acchito i disegni, che sono veramente ben fatti. Vediamo una cosa senza... Ah, alla fine ci sono anche... Bello! Ci sono anche delle interviste finali, e senza spoiler di vedere intervista all'autore. Beh, questo è il modo di fare, questo è veramente il modo di fare giusto secondo me per quanto riguarda i manga, con l'intervista alla fine. Ah, qui ci sono un po' di disegni preparatori, non interviste, probabilmente non ce l'avevano, però si vede che c'è della competenza, sono contento. Io l'ho criticato molto nel modo di porsi per quanto riguarda la comunicazione, ma poi quando le cose che fanno vedo che sono interessanti, almeno prima di leggerle, almeno da come si presentano, da come ce le propongono, beh, bisogna essere obiettivi ed oggettivi. Quindi questa è la scelta che ho fatto per nella libreria Giunti al Punto, anche perché tutto il resto praticamente ce l'avevo già o non mi interessava di prenderlo. Invece nella libreria storica della mia città, libreria Colacchi dal 1938, io qua ci ho preso i libri dalle elementari in poi, non stavano proprio lì, stavano da un'altra parte, ma va bene uguale. Ah, non vi ho detto il costo di questi volumi. Questi volumi costano 6,90. 6,90 l'uno. A Colacchi invece ho recuperato qualcos'altro. Allora, innanzitutto ho recuperato Goodbye Harry, che aveva soltanto in formato cartonato, e sono stato contento. Ho speso un po' di più, ma il formato, quello lì, tankobon normale non cartonato, del quale io dove sta? No, vabbè, non ce l'ho qua, ce l'ho da un'altra parte. Doveva stare là, perché non sta là? Vabbè, io ho preso Look Back, che è l'altro volume autoconclusivo di Fujimoto. Ho preso Look Back
E in look back mi sono un po' pentito, perché sì, costa molto meno, però il formato è microscopico e meritava di più. Goodbye Harry, ho cercato di capire se potevo risparmiare qualcosina. Questo costa 10,90, non costa poco. Mannaggia, questa non l'avevo vista. Guarda qui che taglio, che cosa brutta, ragazzi. Non l'avevo proprio vista. Quasi quasi glielo riporto, no, non è vero. Incartonato, leggere un manga incartonato, boh, non lo so, è una cosa che secondo me è assurda. Però per averlo più grande, con i disegni più grandi, volevo prendere questo Goodbye Harry, che come vedete ha una caratteristica, è cinematografico. Le tavole sono cinematografiche, ha un suo racconto, guardate com'è fatto, è allucinante. Volevo proprio leggerlo e mi interessava di leggerlo un po' più comodamente, e volevo dare un po' più di valore a questa opera di Fujimoto, che sembra molto 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 interessante in un'epoca in cui tutti quanti fanno i filmati con i cellulari come da copertina in verticale. Lui rivoluziona tutto quanto ancora una volta, ci porta indietro ma portandoci avanti, mettendo sto cellulare in orizzontale e descrivendo una storia proprio come se si stesse vivendo attraverso la fotocamera di un smartphone. Bello, interessante. E poi questa ce la doveva avere per forza. Abbiamo recuperato della Oblomov Il nome della rosa di Milo Manara e Umberto Eco. Ovviamente il volume, però mi pare che questo qua sia unico. Vediamo un po', perché mi ricordo che su Linus è uscito in due uscite, appunto, no, volume 1 di 2. I colori sono di Simona Manara, è sempre volume 1 di 2. Peccato, poche pagine, potevano fare un volume unico sinceramente, ma probabilmente sarebbe costato troppo e avrebbe fatto un altro effetto. Diciamo che ci sono un po' di balloon, ma non c'è bisogno di aggiungere altro. Il nome della rosa è un libro meraviglioso, un film con Sean Connery, ha lanciato Sean Connery nel mondo di Hollywood, e scommetto che anche questa interpretazione di Milo Manara possa essere molto molto interessante, nonostante il muro di balloon che copre praticamente ogni vignetta, ma poi ce lo andiamo a vedere meglio. Questo qui è costato la bellezza di 20 euro. Io ho spostato qua tutto quanto il monitor, quindi questa è la scelta. Scelte diverse per luoghi differenti. Resta diciamo la domanda mia iniziale è se veramente questa città aveva bisogno di una seconda libreria così grande, soprattutto così commerciale, a 20 metri dalla precedente. È una cosa che, voglio dire, ognuno fa quello che vuole, nella libertà delle leggi, delle normative, eccetera, ma secondo me deve essere una riflessione che forse la cittadinanza doveva fare, perché è evidente che una libreria di quel tipo toglierà un certo tipo di pubblico a chi invece lavora all'Aquila da parecchio tempo e lo fa anche attraverso incontri e altre cose. Non lo so, forse buttarsi per forza anche sul commerciale di queste cose potrebbe non essere la soluzione ideale per una comunità che sta ricrescendo proprio in questo periodo, un periodo anche dannatamente difficile dovuto a tutta quanta una serie di emergenze anche finanziarie che ognuno di noi sta vivendo nel breve o nel medio o nel lungo periodo. È soltanto una riflessione all'atere, poi voglio dire,
nell'imprenditoria, nel mercato libero, ognuno fa come gli pare. Deve essere una riflessione fatta più che altro da chi dovrebbe avere una vision di quello che sarà il futuro da qui a 10 anni almeno di questa città. Poi qua fanno sempre casino, sempre casino. Ciao belli. Questo è il cane di quartiere. Ciao cane di quartiere. Ciao.